Sì, proprio perché, come dire, non riteniamo che i nostri percorsi siano percorsi di autosufficienza. Siamo stati sul tema delle grandi opere, abbiamo intersecato due seminari, due forum che abbiamo seguito in questi due giorni. Uno legato qui delle grandi opere tout court, questo forum che lancia Stoccarda dal 26 al 29 di luglio, il forum contro le grandi opere inutili e imposte, e abbiamo partecipato in contemporanea anche a un forum sui meccanismi di regolamentazione della NATO nel Nord Africa, e quindi con uno sguardo particolare ad Africom, strumento che gli americani utilizzano nel continente africano, che ha sede a Vicenza nella 173esima aria trasportata al Dalmolin. Perché questa scelta? Perché Dalmolin è una grande opera inutile, dal nostro punto di vista, ma molto utile per i meccanismi della guerra, per cui siamo stati a vedere cosa si dice in Africa della NATO e come si costruiscono forme di opposizione in questi territori sicuramente molto particolari per questo punto di vista. Abbiamo scoperto che Africa non è solamente un aspetto di ingerenza militare americana, ma è un meccanismo di regolamentazione economica che è direttamente interconnessa alle dinamiche del debito, alle dinamiche della sovranità alimentare, del controllo delle risorse energetiche, dell'acqua, per cui questa interconnessione su aspetto guerra-ambiente è un'interconnessione vera, soprattutto in Africa, dove i meccanismi del comando tentano di appropriarsi delle risorse, in una forma ovviamente molto diversa dal passato, in una forma che però passa anche attraverso le installazioni militari. Allora con i compagni del Nomuos abbiamo partecipato ieri a questo tipo di forum. Ecco, sicuramente la discussione che abbiamo avuto lì, che era una discussione molto didascalica, molto come dire, di seminario e quindi frontale, è stata molto diversa, perché ovviamente la dimensione dei movimenti che si oppongono alla NATO nei territori africani è veramente molto embrionale. Abbiamo trovato una discussione molto diversa, ovviamente non frontale ma orizzontale, molto più orizzontale, nel forum contro le grandi opere inutili, che è cominciato ieri pomeriggio con una prima, diciamo, schermata di interventi. Come dicevi tu, non abbiamo solamente realtà conosciute, ma abbiamo anche, io stesso non conoscevo questa battaglia a Stoccarda sull'ampliamento, sulla nuova autostrada che coinvolge migliaia di persone e che ha determinato che per esempio in quel territorio la battaglia contro il passaggio di treni nucleari sia direttamente connessa alla battaglia di difesa del territorio dell'autostrada, quindi la S12 di Stoccarda è interconnessa con la lotta contro il TAV nei Paesi Baschi. Oggi abbiamo, cioè, diciamo che il filone principale di questo forum era determinato ed è determinato dalla convergenza di lotte contro i treni ad alta velocità. Si parla di Marocco, la linea da Casablanca, si parla di Spagna, si parla di Paesi Baschi, di Francia, di Italia, fino ad arrivare, ovviamente non erano presenti ma lo saranno, al forum di Stoccarda, anche in realtà dell'Est Europa, perché quella stessa linea della trama della città coinvolge anche quei territori. Nonostante questo, noi abbiamo portato l'esperienza dei comitati che sono con noi in carovana, quindi dalla posizione della base militare dal Molin all'opposizione delle grandi navi a Venezia, a un intervento di compagni del Nomuos, a sicuramente quindi uno spaccato importante di soggettività, di movimenti che stanno cercando anche in Italia di superare il meccanismo dell'autosufficienza, di mettersi in rete. Cosa è venuto fuori da questo forum? Sicuramente che non abbiamo bisogno di una dinamica di rete fissa con ritrovi, perché tutti sanno che questo sarebbe assolutamente una cosa improponibile. Abbiamo bisogno di una carta di intenti, qualcosa che possa essere utilizzato nei loro territori, perché alla domanda che alcuni hanno fatto ai compagni marocchini su come si può dare una mano loro alla lotta contro il treno ad alta velocità, loro hanno risposto: ognuno lotta nei propri territori, la forza che i movimenti costruiscono nel cambiare lo stato di cose presenti è determinata non dalla solidarietà del manifesto del volantino, ma dal fatto di cambiare proprio nei propri territori. Quindi una carta di intenti come uno strumento molto agile, molto veloce da utilizzare, come il fatto di sapere di non essere soli, di essere in relazione con altri, ma per esempio quella di un sito dove non ci siano un aggiornamento continuo di notizie, ma soltanto questo simbolo dell'elefante che porta il logo dei comitati, e ognuno può cliccare sull'elefante che ha il nome del Dalmolin, del Notav, del Nomuos, e viene rimandato al sito
di appartenenza del comitato, quindi come una vetrina per dire esiste questo nella zona, ecco, questo mi pare un dato essenziale. Il ragionamento che si è fatto oggi è un ragionamento di Euromediterraneo, tanto che nella discussione il sito si chiama Progetto Europa, molti hanno detto si potrebbe cominciare a chiamarlo Progetto Euromediterraneo, per cui anche come abbiamo scritto prima di venire in Tunisia, sicuramente è una tendenza a delineare una zona di interesse che non può essere solamente qualificata come l'Europa, come abbiamo fatto negli ultimi anni, ma che guarda soprattutto questi territori come territori di estremo interesse. Ecco, diciamo quindi che alcuni pezzi, che sono dei pezzi importanti, ma che poi vedremo nel corso di questa trasmissione, come le lotte contro la diga, oppure le lotte nel Sud America contro i gasdotti e altri tipi di cose, non erano presenti, però non si ha l'intenzione di avere una dinamica, come dire, che va in ogni maniera a definire tutto quello che c'è, ma è un portale, una forma aperta che vuole comunque continuare a evolversi, cercando, come dire, ognuno può mandare il suo logo e ognuno può essere inserito dentro questo tipo di portale. Dopodiché ci si rivedrà a Stoccarda, ma la cosa principale è rivedersi nelle lotte che ognuno quotidianamente porta in avanti. Noi come Novel Molin abbiamo fatto ovviamente presente che il 4 maggio la base americana inaugura, che per noi quella è una scadenza di mobilitazione che intreccia il problema delle grandi opere, il problema della guerra, che quindi ovviamente invitiamo tutti a partecipare a questa scadenza e che sapremo dare su questo un contributo non solo alla discussione teorica ma anche alla pratica del conflitto.